Allora, sindaco, siamo diciamo, per arrivare. La pregherei di andare velocissime, perché poi in televisione è piacevole, perché in televisione, insomma, uno è più rilassato. Qua lo so che uno è si un sta... rimprovero che sono prolisso. No, no, perché insomma. No, no, tu ti tieni queste scarpe. Allora, dottoressa, prego, andiamo velocissimo con i premi, vai. Per le innumerevoli battaglie che combatte in prima linea, sia come cittadino che come direttore generale dell'ASP, per garantire il mantenimento del presidio ospedaliero di Lamezia Terme e per la vicinanza alla gente nei bisogni più comuni, ritira il premio il direttore generale dell'ASP di Catanzaro, il dottor Giuseppe Perri. Caro direttore, buonasera, grazie per essere venuti. E insomma, questo è un premio meritato, sindaco, perché il direttore dell'ASP è veramente uno che combatte con i grossi palazzi per mantenere il nostro presidio. Certe volte ci riesce, certe volte no, però devo dire che è sempre vicino alla gente, cerca sempre di avere risultati, è un uomo positivo ed è quello che ci fa bene a noi. Prego. Il direttore dell'ASP è in prima linea per cercare di resistere ai continui tentativi di massacro nei confronti della sanità calabrese e in questo caso nei confronti della sanità dell'azienda ospedaliera, è inutile, dell'azienda sanitaria provinciale. È inutile che ce lo neghiamo, il tentativo dall'alto è quello comunque di massacrare determinati territori, di massacrare comunque la risorsa sanitaria, l'offerta sanitaria. Il dottore Perri è eroico nel suo tentativo comunque di limitare i danni, allora che da su, da Roma, si dessero un po' una regalata e capissero che se si parla ancora di questione meridionale e il meridione lo si affossa anche nella sanità e il meridione lo si costringe alla migrazione sanitaria, vuol dire che quando si parla di questione meridionale si riempiono la bocca ma dicono solo chiacchiere. Volete aiutare il Mezzogiorno d'Italia? Il Mezzogiorno d'Italia aiutatelo seriamente, dotando il Mezzogiorno d'Italia delle possibilità ai propri figli di potersi anche adeguatamente curare nelle proprie terre, altrimenti parliamo di chiacchiere, facciamo finte inaugurazioni, facciamo finte tentativi di aiutare, ma questo territorio non lo si aiuta mai. E la sanità è un argomento col quale non si può scherzare. Prego, direttore. Io approfitto di questa occasione per ringraziare della collaborazione il sindaco e tutte le autorità che mi hanno accompagnato in questi mesi difficili. Il momento è difficile per la sanità, come diceva il sindaco, perché è in crisi la sostenibilità del sistema sanitario, soprattutto calabrese, perché siamo nel piano di rientro. Però devo dire che, restando qui a Lamezia, perché di Lamezia parliamo, abbiamo un ospedale di cui stasera abbiamo visto solo alcune dei professionisti seri e impegnati, e io vi assicuro che ce ne sono molti. Sicuramente dobbiamo migliorare. Io prendo questo premio anche come un incoraggiamento a persistere e a resistere anche ai tentativi che possono minare, come dire, l'organizzazione e l'efficienza del nostro ospedale. Ma vi assicuro che c'è tutto l'impegno, non solo da parte mia, ma anche dei collaboratori, e se naturalmente anch'io non sarò lasciato solo, penso di poter lasciare tra qualche anno una sanità migliore di quella che ho trovato. Grazie. Ritira il premio il direttore dell'ASP della provincia di Catanzaro, dottor Giuseppe Perri. Grazie direttore, prego signora. Per i 25 anni di pubblicazione ininterrotta del giornale Stori Città, facendo rivivere storie e personaggi della città di Lamezia Terme, ritira il premio il direttore della testata, giornalista Massimo Iannicelli. Massimo Iannicelli, giornalista, ciao Massimo, 25 anni della sua testata che racconta la storia della nostra città. Prego, sindaco. Io penso che una comunità è grande quando sa amministrare il presente, quando sa programmare il futuro, ma quando sa tenere nella giusta considerazione quello che è il passato. Allora, Stori Città è l'emblema di come tante positività di questa comunità e di tanti personaggi che hanno veramente fatto tanto perché il livello nostro di vita potesse elevarsi. Stori Città è proprio l'emblema tipico. Io ho mia madre e mia suocera che non perdono un numero di Stori Città e che gelosamente lo custodiscono, e guai a chi lo piglia dal posto e lo mette fuori posto, perché poi temono che si perda la continuità del ricordo. E quindi lo dico alla nostra comunità: aiutiamo a mantenere
mantenere il ricordo di ciò che è stato, così amministreremo bene il presente e programmeremo ancora meglio il futuro. Allora, grazie per questo premio, per questo riconoscimento che giunge dopo 25 anni, quindi un quarto di secolo. È una rivista con una durata così lunga, con una longevità così, nella nostra città non si era registrata, almeno per quanto riguarda unicamente questa tematica della storia. Come ha detto il nostro sindaco, noi viviamo il presente, siamo giustamente proiettati per il futuro, però dobbiamo ogni tanto volgerci al passato e capire, soprattutto scoprire, ricordare come siamo giunti a questo presente. Abbiamo perso tante tradizioni, negli ultimi 25 anni il mondo è cambiato, siamo nel periodo natalizio e con tristezza devo dire si sono perse tante tradizioni, soprattutto cristiane. Ecco, questo vorrei dirlo con estrema sincerità. L'Italia, l'Europa si sta cristianizzando e questo è un guaio, perché questi valori antichi dovrebbero essere invece mantenuti al presente per una società più giusta, più equa, una società priva di valori morali e una società destinata al declino. Grazie. Ritira il premio giornalista Massimo Iannicelli. Grazie Massimo, grazie. Prego. Per la sua particolare sensibilità e per la sua attività di volontariato a favore degli animali e in particolare degli amici a quattro zampe, ritira il premio la dottoressa Maria Diaco. Bene, bene, Maria Diaco, dottoressa Maria Diaco, che è una persona che è vicinissima veramente, dov'è? Eccola dov'è! Ed è un premio veramente meritato, fa tanto per gli animali, una persona che mette del suo, tanto volontariato, donna eccezionale, grande professionista, veramente una persona che l'abbiamo dato veramente con il cuore. Grazie, dottoressa. Prego sindaco. Sì, è bello stasera premiare Maria proprio quale simbolo e quale emblema di tanti e di tante che veramente, lo posso dire per, con cognizione di causa, per quanto sono stati i colloqui in questi 18 mesi, che ogni giorno veramente credono e ritengono giustamente che la sensibilità di una comunità la si debba misurare anche dalla sensibilità che si manifesta verso gli animali, e c'è un'opera di volontariato in presenza delle difficoltà delle amministrazioni. Noi abbiamo un canile municipale dove c'è quasi il triplo dei cani che possono lì essere comunque mantenuti, se non fosse per questo volontariato che mette tempo, risorse, denaro, passione nel cercare di comunque dare quello che è il giusto che vi sia per ogni essere vivente, quindi anche per gli animali, anche per i cani, veramente questa città sarebbe tanti tanti passi indietro. Quindi è un'opera bellissima la loro, e speriamo veramente che possa farsi in modo che questa sensibilità sia trasmessa a 360 gradi. Prego dottoressa. Allora, io innanzitutto vi ringrazio infinitamente, sono rimasta veramente commossa da questo premio, anche perché quello che faccio lo faccio per infinito amore verso gli animali. Chiaramente condivido questo premio con tutte le altre volontarie animaliste e con la mia associazione Mai da Soli, che operiamo sul territorio e cerchiamo di dare una mano lì dove si può, cercando di sistemare e trovare famiglie a queste povere creature. Tutto qua, quindi grazie, grazie di tutto. Ritira il premio la dottoressa Maria Diaco. Bene, e adesso parliamo di imprenditoria. Parliamo di imprenditoria perché, come ripeto, ci sono molti imprenditori che molti disconoscono, ma fanno un operato veramente enorme nella nostra città. Prego, dottoressa. Per la determinazione che lo contraddistingue, non solo sul lavoro ma anche nei rapporti con gli altri, mostrando sempre il suo lato generoso, ritira il premio l'imprenditore signor Luigi Russo. Bene, Luigi Russo. Luigi Russo, un imprenditore veramente che ha dipendenti, un professionista, perché è nel suo settore, diciamo che è il massimo. È veramente una persona vicino al sociale, è una persona che aiuta tante persone,
e questo merito penso che un imprenditore come lui che crede nel futuro della nostra città è tutto meritato, caro sindaco. È un imprenditore che ha tanti interessi, oltre ad essere ovviamente bravissimo in quella che è la sua attività specifica, però ha tantissimi interessi, e quando colloquiamo dei suoi tanti interessi proprio vedo nei suoi occhi quell'entusiasmo di far sì che dello svilupparsi del suo interesse vi sia direttamente e indirettamente lo sviluppo della comunità. Ha tante idee, tanti progetti, e crediamo e speriamo che queste idee e questi progetti possano dare il loro fattivo contributo anch'essi alla crescita di questa comunità. Per il resto lo conosciamo tutti, perché tutti abbiamo avuto l'occasione di poter con lui colloquiare o comunque con lui avere rapporti. Luigi. Grazie a tutti e buonasera. I progetti li porteremo a termine, signor sindaco. Sono certo. Proprio in maniera assoluta. Voglio ringraziare la città per tutto quello che mi ha dato in questi anni e che sta continuando a darmi oggigiorno. Ringrazio la mia famiglia e i miei collaboratori. Grazie a tutti, grazie signor sindaco. Grazie, ritira Luigi Russo, imprenditore. Buon Natale lui. Allora, andiamo avanti. E a proposito di imprenditoria, e questo è un premio che io, la commissione, ha dato con il cuore, perché è una persona lametina, sposato a Lamezia, che ha tanti tanti dipendenti, e veramente garantisce, voi non lo sapete, la comunicazione, perché è veramente un imprenditore che va non da scrivania, sale sui tralicci, e questo è bellissimo. Lui, se insieme ai suoi operai, va, fa l'operaio giorno per giorno, e lo fa per garantire che tutte le televisioni, le radio nazionali trasmettono. Questo soggetto è una persona che opera a Lamezia. Prego. Per aver creduto nel suo lavoro, partendo da zero e diventando leader nel settore della comunicazione, nel Meridione e non solo, ritira il premio l'imprenditore signor Giuseppe Ferraro. Bene, Giuseppe Ferraro, Pino Ferraro per gli amici, è la persona che garantisce le trasmissioni di tutte le televisioni, sia locali che nazionali. Senza di lui non andremmo da nessuna parte. Ogni tanto mi minaccia che mi taglia il canale, però non lo fa mai. Ciao Pino. Come stai, Pino? Bene, Pino Ferraro. Allora, Pino, vediamo che dice il sindaco. È l'ennesima dimostrazione della vivacità imprenditoriale e della capacità di saper esportare positività. È l'ennesimo volto di questo territorio che contribuisce giornalmente. Alcuni casomai non lo conosceranno, ma contribuisce veramente giornalmente affinché venga ad essere elevato. Se poi ogni tanto ti minaccia che ti taglia qualcosa, vuol dire che l'hai combinata. Quindi... Bene, ritira il pieno, tocca a te, una parola. Lo so che sei grazie, di poche parole. Grazie, grazie a tutti. Lui è uno che fa, non parla. Bene, ritira Giuseppe Ferraro, imprenditore, prego. Allora, andiamo avanti, adesso andiamo allo sport. Andiamo allo sport, veloce. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo ed oggi il suo nome ha rilevanza nazionale e internazionale. Istruttore della Polizia di Stato presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia e componente della Commissione Metodo Globale Autodifesa della Federazione Italiana Karate Arti Marziali e anche cintura nera sesto Dan di Judo. Ritira il premio il signor Enzo Failla. Enzo Failla, professor, maestro, insomma uno che dello sport ne ha fatto un motivo veramente, è quello che istruisce la polizia, le forze dell'ordine nell'arte marziale, ma al di là di questo è una persona che ci riconosce tutta Italia per l'attaccamento allo sport, alla sua lametinità, e ci fa veramente onore che Enzo riceva questo riconoscimento da parte della città della Lamezia Terme. Prego, la bellezza di questa serata è che siamo passati dai giovanissimi talenti di pochi anni a quelli che anche chi come me ha superato i 50, quando sente il nome di Enzo Failla sente il nome proprio di un'istituzione, perché quando eravamo ragazzi già c'era Enzo Failla che era tutto per le arti marziali, e quindi è bellissimo oggi che si possano premiare queste persone che hanno lasciato veramente il segno nella nostra comunità. Ma quello che è bello è che ancora ha uno spirito fortissimo
di iniziative e di diversificazione, e grazie a lui Lamezia col parco avventura Sorvolandia c'è anche ha fatto Maria Teresa un ulteriore anche Maria Teresa ci dov'è? Mancherebbe Maria Teresa, ha dov'è? Fatto vieni un qua, ulteriore Teresa. Grande salto di qualità, perché in uno dei posti più suggestivi della Calabria, cioè il Parco Dossi Comuni, sicuramente tra i più belli della Calabria, si è creato un parco avventura che è bellissimo, e così cresce la qualità della vita è di un territorio. È uno dei più belli meridioni, dobbiamo dire. Sì, sì, sì. Veramente è una cosa eccezionale. Per questo questa sera è un premio veramente a ciò che è stato, a ciò che è e a ciò che sarà, perché c'è un entusiasmo, come giusto che sia, da ragazzino da 20 anni, come io e lui ci sentiamo di avere, proprio per poter portare ulteriori miglioramenti a questo territorio. No, devo dire che il Parco Avventura non è stato premiato perché non ha un anno di vita, perciò un altro anno magari, no, ecco, ma ci mancherebbe, però ma è bene in una serata come questa, abbiamo le telecamere, eccola dove. Ricordiamole queste cose bellissime che è la nostra città, perché il Parco Avventura, certo, Sorvolandia significa che questa città è cresciuta e cresce ancora giorno dopo giorno, quindi diciamolo con chiarezza. Brava Maria Teresa, il premio quest'anno a tuo marito, un altro anno al Parco Avventura. Per il Parco Avventura bisogna ringraziare soprattutto e innanzitutto il sindaco Mascaro, che insieme a me lo ha voluto in maniera assolutamente decisa. Ma tu, siccome non sei premiata, stai zitta e non parlare. Vai Enzo, veloce. La vocazione sportiva che ormai da tanti anni anima questa città si è anche ovviamente materializzata nel Parco Avventura all'esterno, una palestra all'esterno. Ma voglio ringraziare voi per aver pensato a me. Sono convinto che attraverso lo sport, le arti marziali in particolare, possa passare un messaggio di educazione. I ragazzi vanno educati, i ragazzi attraverso lo sport possono migliorare la nostra comunità. Di questo sono stato convinto nei 42 anni che questa società vive a Lamezia. Grazie a tutti voi e buona serata. Bene, ritira il premio il maestro Enzo Fail, accompagnato dalla sua signora Maria Teresa Costanzo di Parco Avventura. Vai. Allora, prego, devi dire qualcosa tu? Sono felicissima, è una bellissima serata, sai? Tu sei felice che domani vai in Brasile. Ma anche! Vuoi venire? No, sono impegnato. Lo so. Da quando per Sanremo devi essere qua? A Sanremo sono, dove è il nostro prezioso? Giovannino dov'è? È là Giovannino, vedi? Il papà gli ha detto che non viene a Sanremo Giovannino quest'anno. Allora andiamo avanti con le previsioni, vai. Della sua passione ne ha fatto un'arte, un mestiere, diventando uno dei più apprezzati floreal designer di tutta la regione e non solo. Ritira il premio il maestro d'arte floreale Francesco Mastroianni. Francesco dov'è? Ecco, lui è veramente un artista in lungo e in largo, perché con la sua arte dei fiori fa sorridere le donne, fa sorridere tutti, è veramente un maestro, eh? Dobbiamo ringraziarlo perché è prestigioso, è un premio, caro sindaco, di un'azienda lametina di arte, non solo commerciale, questo ci fa onore, lui è veramente un artista ed è venuto con il figlio. Prego Francesco. Ciao Francesco. Attento all'acqua. Prego. Vada sindaco. Beh, siamo anche la terra dei fiori, e la grande abilità è che della terra dei fiori si possa costruire un'arte. Quindi stasera il premio che viene dato è proprio per rappresentare una delle tante potenzialità della nostra terra e la grande capacità di saperle sfruttare e, come è stato detto, renderla un'arte e quindi renderla un ulteriore motivo di crescita. Quindi sono contentissimo di questo premio che avete dato. Francesco, una parola. So che di poche parole, Francesco. Buonasera, sono molto onorato di ricevere questo premio. Sì, effettivamente comunque con i fiori si riescono a creare delle belle opere d'arte. E io ringraziando proprio con questi qua sono riuscito a diventare vincitore regionale, ho partecipato anche a competizioni nazionali. Bene, grazie, consegna il premio a Francesco Mastroianni, grazie Francesco. Ci vediamo, ciao Francesco, attenzione. Allora, andiamo avanti. E adesso? Vai. Per le sue pubblicazioni sulla criminologia, che con puntigliosa attenzione ha descritto fatti di criminalità, ritira il premio lo scrittore criminologo dottor Domenico Romeo. Allora, il criminologo Domenico Romeo, che devo dire, caro sindaco, scrive per la mia testata.
è un ottimo anche giornalista, un ottimo uomo delle forze dell'ordine, nonché finanziere, devo dire un uomo tutto di rispetto, che fa tanto anche per la nostra città, ha scritto tante pubblicazioni sulla criminologia, è uno studioso e la Lamezia può vantare perché lui è un lametino adottato. Prego. Un mondo sicuramente affascinante quello della criminologia, credo che sia una delle attrazioni maggiori che ciascuno di noi ha. Allora chi riesce questo mondo comunque a saperlo trasmettere, a saperlo leggere, a saper fare in modo che gli altri possano comunque avvicinarsi, è uno che merita sicuramente di essere particolarmente menzionato. È un lametino adottato, noi siamo orgogliosi, ripeto, sia dei lametini che nel mondo portano avanti questo nome e sia di coloro che vengono a Lamezia, in Lamezia si stabiliscono e con loro operato quotidianamente fanno crescere la città, quindi complimenti veramente. Allora, no, deve sapere sindaco che quando ci sono dei fatti di cronaca, io mi occupo anche di giornalismo, faccio cronaca, no? Allora io chiamo il criminologo per farmi un'idea come potrebbe essere stato il fatto, magari, e lui mi dà delle spiegazioni, poi sono spiegazioni da parte del criminologo, diciamo, no? Però io prendo informazione quanto, se secondo lui l'assassino potrebbe essere quello o quello. Quanto è importante il loro operato, importante. Anche, assolutamente importantissimo. Prego, dottore Romeo. Sì, buonasera, io ringrazio l'intera cittadinanza di Lamezia Terme, ringrazio il signor sindaco, tutti i convenuti, il signor De Grazia, con il quale mi contraddistingue un rapporto di sincera amicizia, oltre ad essere il mio editore ovviamente. Io dedico questo riconoscimento innanzitutto alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie, ai miei genitori, tutti coloro i quali si occupano di scienze forensi, si occupano di ricerca, si occupano di scienze criminali in maniera, ecco, nello specifico. La criminologia è una scienza multidisciplinare, è molto seria, bisogna sempre operare con molta umiltà e volare molto bassi. Perché un conto è vedere tutto quello che si vede in televisione, le fiction e quant'altro, ma vi prego di credere che la criminologia non è quella, perché la realtà non è una fiction. Esiste uno studio che affonda anche sull'umano, sulla psiche umana, sul fatto criminologico in se stesso che è molto complesso, perché va a toccare vicende umane che sono veramente importanti. Mi fermo qui, ringrazio ancora tutti, sono veramente onorato di fare parte di questo contesto cittadino di cui sono appunto sono un lametino adottato, io sono di Reggio Calabria, però questa è una città che mi sta particolarmente a cuore perché in questa città il mio primogenito ha mosso i primi passi, quindi è un qualcosa che nel cuore rimane per sempre e rimane con delle radici molto forti. Grazie. Grazie al dottor Romeo, criminologo nonché collaboratore per la mia testata, ritiro il premio Domenico Romeo. Grazie. Allora andiamo avanti, veloce. Per l'attività quotidiana di volontariato che svolgono portando sorrisi e serenità nelle case e nelle corsie degli ospedali, prendendosi cura delle persone che vivono momenti di sofferenza, ritira il premio il presidente dell'associazione Volo Nasi Rossi, dottor Vincenzo Nicastri. Vincenzo Nicastri, ecco che arriva con tutta l'associazione i Nasi Rossi che fanno tanto nelle parti dell'ospedale. Bravi, bravi, bravi. Ragazzi eccezionali. Ragazzi vicino a chi ha bisogno, sempre disponibili. Grazie Vincenzo, questa associazione che quest'anno ho voluto premiare io, è un'associazione che ci ho creduto, sono stato vicino a loro, sono vicino a loro e faremo tante cose per chi ha bisogno. Grazie Vincenzo, prego sindaco. Grazie ragazzi. Il dono di un sorriso. Che bello onore. Fa parte di questi amici, bravi, ciao, grazie, grazie. Sindaco, tocca a lei. Il dono di un sorriso che viene quotidianamente donato a chi ne ha bisogno, a chi è sofferente, a chi è in ospedale, a chi in quel momento ha bisogno di sorridere, agli ultimi, agli umili. Questo è il lavoro quotidiano con il volontariato che viene portato avanti. Io sono rimasto attratto quando ho ascoltato alcune storie, alcune particolarmente toccanti e anche particolarmente tragiche. È bello sapere che in questa città ci sono tanti che hanno come volontariato il primo obiettivo, il primo pensiero di dare un sorriso al sofferente. Nulla nobilita più di questo. Sindaco, quando è nata questa associazione, tanti anni fa,
io ci ho creduto. Forse, questo lo dico veramente con il cuore, sono stato l'unico che ha creduto in questa associazione. Io ho detto a Vincenzo, andiamo avanti con questa associazione, vedrai che fra 4-5 anni diventeremo 10, 15, 20 e i risultati ci sono. Siete vicini a chi ha bisogno in ospedale, fate veramente delle cose, date un sorriso ai sofferenti e questo è il premio che uno può avere nella vita. Grazie veramente Vincenzo. Allora, questo premio lo voglio dedicare a tutti i volontari calabresi che quotidianamente fanno volontariato. L'associazione Vola non è presente solo in ospedale, ma anche presso la Bosco Sant'Antonio, Madonna del Rosario e San Domenico. In più abbiamo il servizio Nasi Rossi a domicilio. Noi andiamo a domicilio da quei bambini meno fortunati, da quelli che non possono frequentare spazi aperti perché sono colpiti da malattie. Io voglio fare un appello a tutti i papà e alle mamme. Non fate volontariato soltanto nel periodo di Natale, perché voi per i vostri figli dovete essere un esempio. Se vostro figlio vi vede quotidianamente impegnati nel sociale, sarà un bimbo, un figlio che nel DNA crederà nel volontariato, nell'altruismo e nell'aiutare veramente chi ha bisogno. Perché se fate volontariato soltanto a Natale, ci avete quel pizzico di ipocrisia che non va bene. Io vi abbraccio tutti e grazie. Grazie dottor Nicastri, grazie Vincenzo, consegniamo il premio all'associazione Vola. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, un altro anno dovremmo essere ancora di più, eh? Vi raccomando, perché io ci tengo. Vince, dobbiamo continuare nel progetto. L'ultima cosa, noi entriamo nelle case dei calabresi, siamo su STV canale 112 e su ST Television da un paio di mesi. Grazie, grazie ancora. Vai Vincenzo, vi ricordo che loro fanno tutto gratuitamente, volontariato, eh? È importante. Bene, ci siamo, andiamo avanti dottoressa. Sì. Allora adesso consegniamo un premio particolare, io inviterei i ragazzi, vai. Per aver toccato tematiche importanti con la delicatezza e la leggerezza dei suoi racconti, ritira il premio lo scrittore Pasquale Allegro. Pasquale Allegro, giornalista, scrittore, dove sei Pasquale? Eccolo dov'è, grande collega, grande giornalista, veramente è una persona di un'eccezionalità unica, di un'umiltà, sa scrivere, sa parlare, cioè io sono innamorato di Pasquale Allegro, non è che mi piace Pasquale, che sia chiaro, però è veramente un grande professionista, grande scrittore di libri. Ciao Pasquale. Grazie. Prego sindaco. Ha una grande sensibilità nella sua arte dello scrivere e per come noi lo vediamo nel porsi quotidiano e anche nella sua scrittura, quindi leggere i suoi libri è proprio leggere e sentirsi trasmettere la sua grande sensibilità, per questo anche in questo avete indovinato nel saper cogliere chi Lamezia in questo momento doveva premiare, perché è persona che giornalmente veramente lo merita. Prego Pasquale. Grazie, bellissimo ricevere il premio della propria città, che non è scontato penso io, perché a volte succede così e soprattutto io pensavo Giova che questo premio potrebbe avere come sottotitolo Lamezia premia chi resiste, che è quello, esatto, che faccio, bravo. Pure io. E tutti premiati stasera, siamo gente che resistiamo. Per esempio io lavoro nell'editoria e nella critica culturale ed è dura perché effettivamente facciamo fatica, però siamo rimasti qui e ce la mettiamo tutta. Grande giornalista. Grazie. Pasquale Allegro ritira il premio di Maurizio Cannavale. Adesso se sono pronti, i ragazzi sono pronti? Allora falli aspettare là, perché adesso io vorrei premiare un artista che ha consentito i premi, perché è un impegno che deve andare via, veramente, ed è Maurizio Cannavale. Ha creato questi premi, li fa ogni anno personalizzati e devo dire grazie Maurizio, e il premio di Maurizio non può essere un suo quadro, una sua stampa, sarebbe troppo. E abbiamo pensato a fare un altro pensiero, però prima di consegnare questo premio, che lo veramente con affetto e cuore
due parole del sindaco. Sì, Maurizio, penso che sia l'arte della generosità e la generosità dell'arte entrare nella sua galleria, come sono entrato io pochi giorni addietro in via Piave, e vedere proprio anche in chi non è un grande intenditore, lo confesso e lo riconosco, però vedere quei colori, quell'espressività, quelle emozioni che si vogliono trasmettere con quest'opera d'arte. E poi Maurizio è presente sempre in ogni opera di generosità, di solidarietà, di capacità di dover donare qualcosa a qualcuno, ed è sempre vicino a coloro che ne hanno bisogno. Questa è la più grande nobiltà d'animo, che poi si trasmette nella sua nobiltà d'artista. Io vi ringrazio infinitamente per questo riconoscimento che mi viene attraverso le parole del sindaco, che sicuramente sono fin troppo buone. È vero, ho seguito questo progetto che Giovanni mi aveva illustrato anni fa e mi è sembrata una cosa molto bella, perfino controtendenza, perché come diceva poc'anzi lo scrittore Allegro, non è scontato che chi vive in una città dalla città riceva dei riconoscimenti, molto più facile è che li riceva altrove. Questo è un premio che sta diventando sempre di più un abbraccio che l'istituzione, ma l'istituzione nel senso più umano della parola, il sindaco, che poi gira e rigira, è l'unico vero politico di riferimento di cui ci possiamo fidare, fa verso i suoi cittadini, lo fa attraverso le energie di Giovanni, e di energie Giovanni ce ne mette tante, e insieme a lui altre persone di cui non conosco il nome, ma sicuramente i suoi collaboratori, e credo che questo gesto dunque che la città compie verso i suoi cittadini sia una cosa bellissima. E vi chiedo, come premio a questo premio, un applauso per loro. Grazie, io devo ringraziare che, diciamo, io sono il promotore, però dietro di me ci sono tante persone che lavorano, che mettono sacrifici, veramente professionalità, e questo mi fa piacere. Abbiamo anche dei successi, tipo Guglielmo Mastroianni, che era col mio direttore, adesso lavora a Canale 5. Diamo anche possibilità di sviluppo nella mia emittente, abbiamo Giuseppe Dalotte che lavora a Sky, insomma abbiamo persone che sono nati dalla mia palestra e fanno giornalismo a livello nazionale e internazionale. Io mi sento onorato che dall'Ametino ho portato queste persone a lavorare nelle grosse testate giornalistiche nazionali. Per quanto mi riguarda, Giovanni, puoi contare sulla mia disponibilità legata a questo premio sempre. Grazie, grazie, ritira il premio, che non è il tuo bellissimo disegno che hai fatto per i nostri premiati, ma è questo bello oggetto che è stato dato dalla gioielliera di Stefano Rocca, che ci tenevano pure loro, la gioielleria Rocca in corso Nomistrano alla Mezzaterme. Ecco, è un tempo di un'ora. Grazie, ciao, grazie. Vedi che ti dobbiamo dare anche il contenitore. Stavo salutando il sindaco. Bene, la stanchezza comincia ad arrivare. Allora andiamo avanti. Adesso c'è un personaggio, no? Vorrei consegnare ai ragazzi della Lucky Friends. Allora, l'assegno dov'è? Me lo date? Venga che lo prendo, dai. Perché poi devi venire pure tu. Venite, mettetevi là, dai, venite, venite. Allora, ma lo devo firmare ancora. Ma abbiamo i soldi per pagare questo assegno. Figuratevi. Noi siamo stati l'altra sera derubati dai soldi raccolti in beneficenza. Allora noi insieme all'Arvalia abbiamo deciso che l'importo che ci hanno rubato l'abbiamo messo di tasca nostra e si trovano nei soldi stasera. Perciò grazie ad Arvalia, anche grazie a me, vabbè, e grazie a voi che avete contribuito per questa associazione, che abbiamo dato questo riconoscimento, questi soldi che servono tanto all'associazione. Parliamo di ragazzi con disabilità, ragazzi che io amo, voglio bene, vieni qua, lui è mio fan. E dimmi una cosa, la fidanzata dove ce l'hai stasera? Pallata. Dimmi.
pallava. Dove? Pamela. No, palla, palla. Ah, stava ballando e tu non sei andato a ballare. No, mi non mi piace. Vabbè. Come ti chiami? Alessandro Montella. Alessandro, andiamo a lei. Come ti chiami, amore? Maria Pia. Francesca. Sonia. Ragazzi, stupendi. Allora, sindaco, io adesso firmo l'assegno. Sì. Insieme all'architetto Bernardini. Adesso vediamo quanto è l'importo. Se vuole dire qualcosa, intanto. Chi mi tiene il microfono? Benede, vieni qua. Allora. Vabbè, nulla dice qualcosa in più del vederli, sono ragazzi stupendi, meravigliosi. Io in quest'anno e mezzo sono spesso con loro perché c'è un rapporto bellissimo e trasmettono tanta di quell'energia positiva, di quelle cose belle che veramente sono stupendi e favolosi. Vero? Bravo. Firmo l'assegno, speriamo che la banca domani ve lo paga. Abbiamo raccolto insieme la somma di lire 1, 2 e 3, 1000 euro che diamo. L'assegno va firmato dal sottoscritto. Dov'è la firma? Qua? Va firmato dall'architetto, prego architetto. E va firmato dal sindaco, prego, così la garanzia la banca lo pagherà sicuramente. Prego sindaco. Ho visto i conti del comune della Mezza Terme, lo sa come lo paga. Scriva anche l'importo là. Ok, grazie, questo è il vostro assegno. 1000 euro per voi. 1000 euro. Allora, Simone, provvedi, bene o male che non dobbiamo fare l'assegno perché possiamo farlo fino a 2999, siamo legalizzati, 1000 euro, siamo esenti da fattura, ho chiesto al colonnello, perciò possiamo andare, vai, 1000 euro, allora grazie a tutti voi, grazie a tutti voi, allora andiamo avanti, l'ho già detto che ci siamo, adesso un personaggio che veramente ha scritto un libro. E io andavo subito alla motivazione perché sennò mi commuovo, vai. Per la sua forza e determinazione con le quali affronta le difficoltà della vita, diventando per questo un esempio per tutti noi, ritira il premio il dottor Antonio Saffioti. Dottore Saffioti, grande amico mio, e io vengo a prenderti, aiutiamo, perché tu sei un grande mio amico. Quando sento la tua telefonata giorno notte, tu mi fai vivere, mi dai speranza e tu sei un grande. Andiamo Antonio. Antonio Saffioti, grande scrittore. Quest'anno è stato premiato per il libro che ha scritto e il sindaco ne sa qualcosa. Sta avendo un enorme successo. Racconta la sua storia in questo libro che si intitola Sindaco. Chi ci capisce è bravo. Chi ci capisce. Grande successo e l'ha avuto dalla presentazione che già ha fatto la scorsa estate. È stata partecipatissima. Tutti sono stati da subito interessati perché è un libro bellissimo. Antonio comunque ha una particolarità, ha un amore per la vita che è stupendo e deve essere contagioso, deve essere contagioso. È presente, e lo posso dire, in qualsiasi manifestazione nella quale vi sia esplicazione di cultura, Antonio è sempre presente, interviene sempre nei dibattiti, dà sempre il suo contributo e dà sempre dei motivi di ottimo approfondimento. Quindi Antonio è una grande risorsa della nostra città. Devo dire, quando mi arrivano i messaggi suoi di notte, di giorno, sono quei messaggi che non mi disturbano mai, mi fanno piacere, e io ad Antonio gli voglio un bene pazzo e lui lo sa. Vai Antò. Allora, volevo salutare tutti e dedicare questo premio a una persona che non è qui, ma che è colui che ha scritto il libro, quindi Marco Cavalieri, che è un ragazzo lametino che ha dovuto lasciare la sua terra per raggiungere il lavoro. Quindi la mia dedica va a lui. E poi voglio fare una serie di ringraziamenti.
Innanzitutto a te Giovanni per avermi pensato, che poi devo ringraziare sempre la mia famiglia che mi sostiene e mi fa andare dappertutto, a Lamezia, che anche fuori Lamezia, soprattutto mio padre che mi segue sempre. Poi volevo ringraziare tutti i lametini, eppure le persone che non sono state premiate, ma che meritano anche loro un premio, quelli che sono che lametini che sono in ombra, che non vengono ricordati mai da nessuno, quelli che sono i veri eroi lametini. Poi, dato che io sono una persona concreta, voglio proporvi una cosa a tutti voi presenti qui questa sera. Vi invito a fare un gesto. Vi invito a prendere il vostro telefonino e a scrivere un messaggio che inviarlo al numero 45510 per donare 2 euro al Teleton, che da anni si batte per la ricerca per le malattie genetiche come la mia. Quindi vi invito a fare questo gesto che non costa nulla. Grazie. Grande applauso al dottor Saffiotto, lo chiamo io. Allora, ritira il premio proprio Antonio. Il premio voglio che lo dia il sindaco con le sue mani ad Antonio. Lì c'è il papà. Antò, il premio l'ha visto. Ok, Antò, ci sentiamo domani. Ok? Bravo ad Antonio. Bravo, grande applauso ad Antonio. Allora, andiamo avanti. Abbiamo adesso, parliamo di musica, veloce. Alla storica band musicale che da oltre 40 anni porta sui palcoscenici nazionali la cultura calabrese, con la propria musica ancora capace di stupire e di attrarre così come lo fu sin dei primi anni di attività. Ritira il premio il gruppo musicale Accademia Abruzia con i suoi componenti. Accademia Abruzia, dove sono? Non li vedo, dove sono? È di mondo? Oh, veloce, ragazzi. Sappiamo dopo. È l'età. Allora, uno arriva di là, ecco. Questo è il gruppo che ha fatto segnare, insomma, parecchi cuori, gruppo storico, si sono riuniti, sono stati veramente nelle classifiche dell'Elite Parade, hanno onorato la nostra città. Bravo Diego, bravo al dottor Asciotto, Edimondo e Pippo. Chi è il portavoce? Chi è? Sindaco. Due parole per questo. Sull'Accademia Abruzia basta dire, avevo 10 anni e sentivo l'Accademia Abruzia, ho superato i 50 e continuo a sentire. Allora facciamo una cosa, Pippo, vai di sopra, tutto. Vai di sopra, veloce, vai di sopra. Oh, intanto non l'ho fatto perché Pippo è un grande batterista, un secondo di assolo, si deve provare sempre, cioè è una cosa tremenda. Allora intanto sindaco vado. Io credo che con queste parole ho proprio racchiuso tutto. Te le ripeto che eri distratto. Avevo 10 anni ed ascoltavo l'Accademia Abruzzo. Ho superato i 50 e l'ho riascoltata. Quando nel corso dei decenni si continua a restare comunque vivi e sulla cresta dell'onda, vuol dire che si supera il tempo. E loro sono riusciti a superare il tempo e loro a Lamezia sono l'Accademia Abruzzo. Comunque non è che noi siamo tanto vecchi. No, nemmeno io. Quindi nemmeno io. Ci sentiamo molto molto giovani. Quindi speriamo di continuare fino... La musica vi mantiene giovane, ci mantiene giovani tutti. Certo, io dopo che ho ripreso mi sento ringiovanito. Bene, consegniamo il premio e un saluto di Pippo con una cosa velocissima. Vai! Accademia Abruzia, ciao ragazzi, grazie. Allora, grazie a tutti, siamo quasi alla fine, abbiamo finito, prego dottoressa. Vai Pippo, ciao, grazie, buon Natale. Vado.
Appassionato d'arte sin da piccolo, nonostante la giovane età, si sta imponendo nel mondo dell'arte. Ritira il premio il pittore e scultore Raffaele Mazza. Raffaele Mazza, questo è nel news sull'arte. Abbiamo letto un curriculum, ultimamente ha realizzato anche qualcosa per sua santità. Perciò complimenti, un uomo di legge, lui e la moglie, un uomo che ha dedicato anche la vita oltre alla sua famiglia all'arte e deve avere, è veramente un personaggio. Quando abbiamo visto il tuo curriculum con la commissione, ho detto, accipicchia, che curriculum, è giusto, abbiamo ritenuto consegnare un bel premio. Ma Raffaele sta vincendo mese dopo mese un premio dopo l'altro, ma oltre ad essere un grande artista ha anche un cuore grande, perché Raffaele, tra le altre cose, ha donato alla città di Lamezia Terme quell'opera d'arte che voi vedete di fronte al municipio di Lamezia Terme. È un'opera d'arte che racchiude anche il senso del dovere e del sacrificio, perché racchiude e ricorda la morte di un giovanissimo carabiniere lametino, Paolo Diano, e rende di fatto immortale anche quella che è stata l'esperienza di Paolo Diano. E lì, proprio dinanzi l'entrata del municipio di Lamezia Terme, e l'abbiamo voluta apporre in quel posto perché chi varca la soglia di quel municipio deve ricordare che la sua vita diventa servizio per il bene della comunità. Grazie sindaco, due parole all'artista, gli do il microfono, ultima premiazione e dopo ci licenzieremo con, dobbiamo chiamare delle persone qua per ringraziare, prego. Allora, buonasera a tutti, ringrazio per le belle parole il sindaco, ringrazio la commissione che ha valutato il mio curriculum e mi ha onorato con questo importante riconoscimento. Un grazie va alla mia famiglia, a tutti coloro che sono vicini nel mio percorso artistico e in particolare mia moglie che ha reso possibile tutto questo. Grazie a tutti. Bene, grazie di tenere il premio Raffaele Mazza. E caro sindaco, abbiamo finito. Di già? È così poco è durato. No, abbiamo già finito, però adesso io vorrei chiamare qua. Se me lo dicevi qua, che erano solo 3 ore, però. Allora, vorrei chiamare qua il dottor, non è il dottore, vabbè. Allora, Angelo Antonio Amatruda, vai tu adesso. Per la sua umanità e vicinanza alla gente, che ha reso l'emittente ST Television e il sito giornalistico online La Mezza in Strada, di cui è direttore, punto di riferimento della gente senza distinzioni di genere, religione, etnia, orientamento politico, ritira il premio il direttore responsabile delle testate giornalistiche ST Television e La Mezza in Strada, Angelo Antonio Amatruda. Tonino Amatruda, compagno mio d'avventura nella rassegna stampa e nella nostra testata. Vieni Tonino. Allora, noi siamo un trio che ormai da tanti anni facciamo televisione, ogni mattina ci vedete a casa, sono in migliaia che ci vedono alla Mezza, in tutto il mondo via internet. Lui è il nostro direttore, un direttore un po' sui generi, però va bene. Grazie che direttore. Grande direttore. Allora io chiamerei, direttore, se siete d'accordo, dato un microfono al direttore. Subito, quando c'è il direttore io mi metto da parte. Perché direttore, vi chiedo scusa. Direttore il numero uno. Perché lui è il direttore. No, che devo dire? Io sono l'editore. Perciò, direttore, intanto. Ma noi non siamo in due però. Noi abbiamo il terzo incomodo qua, lo conosce lei? Da domani sul 628 vi raccomando, noi siamo sempre presenti. Chiamiamo Albino Ambrosio. Albino, guarda, Albino che allora Albino grande è una persona ed insostituibile colonna della vostra trasmissione. È vero. Grazie. Senza Albino la trasmissione non ha lo stesso senso. Che onore questa sera. Albino gli vogliamo bene, lui è un nostro compagno di viaggio, ci fa ridere il giorno, piace a tante ai bambini, è veramente qualcosa Albino, eccezionale. Noi abbiamo ritenuto di consegnare ad Albino, lo voglio che lo consegna il direttore della testata e non l'editore che sono io, un riconoscimento ad Albino Ambrosio, e voglio che il sindaco glielo consegna pure. Sì, non senza dire che mi ha cresciuto, perché esatto. Questo lo dobbiamo ricordare. Prego, sempre sindaco. Che mi ha visto nascere. Questa è la verità veramente. Comunque io voglio dire una cosa, no, posso parlare? Sì, una cosa.
Sono troppo emozionato. Emozionato. Sono troppo emozionato. Comunque vi ringrazio, SD Televisiono, a Giovanna, a Tonino, il nostro sindaco e tutto la Mezia. Tutta la città che ti vuole bene. E tutto lo staff che mi vuole bene. E alla mia regina Cacca del Belletto. Allora, Tonino, grazie. Te lo dobbiamo consegnare pure come direttore. Ecco, io volevo ringraziare tutti. Chi è? Sì, e non l'ho dimenticato. Noi dobbiamo chiudere perché ogni emittente, non l'avevo dimenticato, ogni emittente, voi dovete sapere, che ha, sceglie ogni anno un telespettatore che consegniamo 10.000 euro. Noi stasera consegneremo 10.000 euro a questo nostro telespettatore che in base ai dati Auditel ci ha visto tutti i giorni. Allora, vogliamo consegnare questo premio al signor, l'assegno lo fai tu questa volta, o il sindaco, al signor Vincenzo Mazzei per la fedeltà alla nostra emittente. Grazie. Adesso consegneremo il premio un grande imprenditore. Devo dire, tutti i giorni ci segue un critico giusto, puntiglioso, che ci dice le verità, ed è una persona che io stimo e ammiro. Abbiamo una motivazione? Per la sua fedeltà e attaccamento all'emittente ST Television e alla rassegna stampa in particolare, che non esita ad esprimere le proprie critiche, sia positive che negative. Allora, grazie. Abbiamo, la commissione ha voluto consegnare questi giri qua perché a casa non la vedono. Perché con le spalle non si può. Lei ci critica sempre, stasera l'assegno l'abbiamo dimenticato comunque. Vado. Vale. Mai criticare Televisione Vision, ST. Prego. La critica, quando è costruttiva, come sicuramente è quella di Vincenzo Mazzei, perché lui è un uomo del fare, quindi se fa dei rilievi, se fa delle critiche, vuol dire che ci devono essere. La critica fa crescere, guai a quelli che sono permalosi alle critiche, vuol dire che non cresceranno mai. Quindi se è uno spettatore fedele ed è anche uno spettatore critico, è proprio l'ideale che ci possa essere. Premio 10.000 euro, lo merita, ha l'assegno. Ok, dai. Domani. Il comune, Giovanni, il comune è un tennocentesimo. Il comune è allora. Centesimo, quindi l'assegno lo fa Giovanni De Grazia. Il sindaco non c'è una lira. E siamo a posto. Allora, abbiamo finito, questo è il suo, prego, signor Vincenzo. Allora, abbiamo finito. Io volevo ringraziare veramente tutti gli sponsor, quelli che ci hanno permesso di fare questa trasmissione. Ah, non lo so dove l'ho messo, forse da qua. Ecco, sarà qua, adesso vi ringrazio. Allora, volevo ringraziare il Comune della città di Lamezia Terme a nome del Paolo Scalo che ha patrocinato questa manifestazione, la società Arvalida, vorrei qua Simone Bernardini che stiamo chiudendo, grazie all'architetto, Centro Avvolgibile di Giovanni Costanzo, Comiter della famiglia Lucchino, Samart Ristorante e Pizzeria, Florea Shop di Francesco Mastroianni, Acqua Vita Sana della famiglia Lucchino. Per le riprese video e post produzione la Live Med di Francesco Pingitore, alla regia Marco Cimino, cameraman Giovanni Bocchetti, Antonio Cittadino, Paolo Sacco, Marco Cuda e Maria Grazia Curcio, per il servizio hostess G Event di Maria Angela e Giuseppe, le hostess vestono abiti di Nancy Casamento. Volevo ringraziare il service che è stato veramente eccezionale questa sera, che hanno lavorato tutta la nottata ieri sera. Si ringraziano i servizi Cristiano Service, grazie. Io preferirei, se è pronta per la sigla. Posso ringraziare ST Television? Sì, devo finire qua. Non hai finito ancora? No, allora ringrazio le emittenti che ci ripeteranno il segnale: City One, canale 190, RT Calabria, canale 12, ST, STV, canale 112, in streaming La Mezza Strada e YouTuber. Prego, sindaco. Se mi consentite di dare una sola parola dopo 3 ore che sono state in silenzio, volevo dire solo una cosa. Grazie a voi, in queste 3 ore, credo che anche attraverso le telecamere e la televisione abbiamo dato un'immagine di una certa Lamezia. Abbiamo dato l'immagine di una certa Lamezia che è operosa, di una certa Lamezia che ha successo, di una certa Lamezia che resiste, di una certa Lamezia che vuole andare avanti, di una certa Lamezia che sorride, di una certa Lamezia che è convinta, che sa crescere, che può crescere
e che crescerà, di una certa Lamezia che, come descritto da chi da questa terra mancava, sta cambiando volto. E allora lo dico tramite il teleschermo: contribuiamo tutti nelle piccole e nelle grandi cose a fare in modo che questa immagine bella di Lamezia, che comunque questa sera è stata trasmessa, venga amplificata all'esterno e ogni giorno di più Lamezia diventi quella terra dei nostri sogni che Lamezia può grazie essere. Grazie sindaco, grazie. Noi abbiamo finito. Ringrazio veramente l'architetto Simone Bernardini che mi sopporta e supporta tutti i giorni. Mi sa che mi caccerà fuori qualche giorno dalle piscine, sarò espulso da tutte le piscine d'Italia. Poi ringrazio la dottoressa Mazzei, che è la moglie dell'architetto. Ringrazio Regina, grazie Regina Damaschio, partenza domani mattina alle 6 per il Brasile. Poi ringrazio mia nipote che questa sera l'ho voluta vicino a me, bellissima. Ma quanto sono state brave e quanto sono state belle? No, ma sono eccezionale. Poi mi hanno chiamato, ma ci vuole una top model? Io ho detto la mia top model ce l'ho in casa. Hanno anche sopportato, per ore hanno anche sopportato i tacchi. Sì, sì, sì. Non facendo vedere quanta c'era di sofferenza in sopportare questi allora, tacchi. Allora, com'è andata, Benedè? Bene, benissimo. Devi ringraziare qualcuno? Nessuno in particolare. No. È emozionato. Lo zio, qualcuno. Benedetti, salutano da quel lato. Salutare. Io saluto il gruppo di Catania che è qui con noi, visto? Sì, sì, Annesi, sono arrivati. Patrizia. Il profeto lo sai che per vi augurare un felice Natale sereno in famiglia. Buon Natale a tutti, Alina. Grazie, buone feste, grazie dov'è a voi. Alina, prego, chiude con Alina la sigla. Ciao. Grazie a tutti, ci vediamo un altro anno se Dio vuole. Buon Natale, buon anno e viva le famiglie, viva tutti quanti. Grazie sindaco. Ciao, un bacio, ciao, auguri. Alina, è arrivata Alina, sta arrivando, bella sigla, bella sigla, bella... vai. Allora io voglio ringraziare Antonio e la sua famiglia perché ho chiesto dove acquistare i libri per regalarli ai miei parenti per Natale e lui uno me l'ha voluto regalare. Antonio, un in bocca al lupo grande e tutte le vacanze di Natale mi hai dato una carica assurda, cioè sei fortissimo. Ci sentiamo per telefono perché ci saranno delle cose che dobbiamo fare insieme. Un applauso ad Antonio, grazie a tutti voi, Giovanni, grazie. Alina, vai. Un altro brano? Sì, giusto. Allora, giusto. La felicità, che è un brano che dedico a tutti, a Giovanni che mi ha voluta qui, la felicità di Simona Molinari. Brava. Ciao, buonanotte a tutti. Tengo questo portafortuna con me. Di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io ti dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia.